Tra le immagini che meglio riassumono l'eccezionale ondata di maltempo di sabato in Valle del Serchio, indubbiamente le più significative sono quelle offerte sabato sera dalla notevole piena del Serchio a Borgo Amozzano. Dopo un'allerta prolungata, i momenti più critici sono stati dalle 19:30 alle 20:30, quando l'ondata di piena ha raggiunto i 940 metri cubi al secondo di portata. È stata così decisa in via precauzionale anche la chiusura della strada del Brennero nei pressi del Ponte del Diavolo. Si è reso necessario la chiusura della statale del Brennero che abbiamo condiviso con ANAS e un presidio costante della zona in collaborazione con gli abitanti a cui abbiamo messo a disposizione i sacchi di sabbia, una collaborazione con le forze dell'ordine, con la municipale e anche con la prefettura che ha messo a disposizione i vigili del fuoco qualora si fosse resa necessaria una evacuazione. Come sempre spettacolari, ma anche terribili, le immagini del passaggio della piena sotto l'antico monumento del Ponte del Diavolo, testimoni di tanti eventi come questo, ma mai messo in difficoltà dalla forza delle acque. È arrivata qualche ora dopo invece l'ondata di piena della Lima, che è stata attorno alle 23:30 circa, con una portata di 350 metri cubi al secondo. Fortunatamente le due piene non sono coincise. L'intervallo assai lungo ha permesso di evitare il rischio di allagamenti. Intanto, tra i danni del maltempo, nel comune di Barga domenica mattina è stata riaperta la strada comunale di Tiglio. Il collegamento era rimasto interrotto dal pomeriggio di sabato dopo lo straripamento del fossato. Era già successo il 4 giugno scorso nel corso dell'eccezionale ondata di maltempo che causò tanti danni nel comune. A seguire nei vari centri l'evolversi della situazione sabato le varie organizzazioni di protezione civile dei territori. In Garfagnana sabato sera era stato aperto anche il centro intercomunale di protezione civile di Orto Murato. L'allerta è comunque definitivamente rientrata durante la nottata.